Audio Jungle. Buonasera, bentrovati a Wisp Sport per tutti. Come vedete non c'è Incoronata Ronzitti che tornerà a settembre. Noi proseguiamo il nostro cammino con Wisp Sport per tutti estate, dunque poi a settembre torneremo con un nuovo ciclo di trasmissioni con Incoronata che ovviamente salutiamo. Parliamo questa sera di ciclismo, della stagione estiva del ciclismo Wisp Abruzzo e Molise, in particolare di una manifestazione che si terrà tra qualche giorno, ma anche per capire come è ripartito il movimento ciclistico della Wisp in quest'estate. E per far questo parliamo con Umberto Capozzucco, che è il coordinatore regionale del ciclismo Wisp Abruzzo e Molise. Buonasera Umberto. Buonasera a te Paolo. Grazie, buonasera ai telespettatori. Grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito per parlare di ciclismo, insomma di questa estate calda sotto tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista climatico, perché ci sono tante manifestazioni in calendario, ma noi parliamo almeno inizialmente di una di queste manifestazioni che si terrà il 31 luglio con il campionato nazionale Duathlon Wisp. Allora Umberto, che cosa accadrà il 31 luglio? Saremo a Colle Corvino. Sì, innanzitutto voglio ringraziare il sindaco di Colle Corvino, Antonio Zaffiro, che ci ha dato l'opportunità di organizzare questa manifestazione. Il Duathlon è una specialità di corsa a piedi, bici e corsa a piedi. Il percorso che abbiamo scelto per questa manifestazione è un Stiamo percorso... vedendo ora la locandina della, perfetto, della manifestazione. Perfetto, come vedi c'è un percorso di run di 1 km e 200 metri che si svolge tutto nell'interno del paese di Colle Corvino, che faremo 3 giri a piedi, poi ci sarà la zona cambio dove lasceranno le scarpette da corsa e metteranno le scarpette da bici e poi faranno 5 giri di un percorso di 4 km e 700 metri da svolgersi sempre nel comune di Colle Corvino. Torneranno alla zona cambio dopo i 5 giri, riprenderanno le scarpette, faranno 2 giri di 1 km e 200 metri e si concluderà, chiaramente chi metterà meno tempo sarà il vincitore. Poi devo dire che saranno a categorie, naturalmente le categorie sono 10, a partire da Elite Sport, M1, M2 fino ad arrivare a M8 e più le categorie delle donne. Naturalmente, volevo dire che le maglie saranno consegnate chiaramente ai tesserati Wisp. Parliamo di una manifestazione che ovviamente è valida per il campionato regionale. L'obiettivo di questo evento, Umberto, correggimi se sbaglio, è anche quello di far conoscere ancora di più questa disciplina duathlon, dunque parliamo di podismo e di ciclismo che sono un po' i cavalli di battaglia proprio della Wisp Abruzzo e Molise. Sì Paolo, noi stiamo cercando come Wisp di non fare solo e soltanto ciclismo amatoriale di corsa su strada, ma vogliamo un pochettino allargare un po' a 360 gradi l'attività del ciclismo, e infatti noi stiamo, specialmente l'Abruzzo, sono anni che propone di fare attività di duathlon. L'anno scorso, adesso purtroppo con questa pandemia, sono quasi 2 anni che non riusciamo più
a svolgere queste attività, perché purtroppo non abbiamo poi dopo le autorizzazioni dei comuni e delle questure per fare queste attività. Adesso un pochettino si è allentato questi permessi e possiamo, come dire, ripartire di nuovo a fare queste attività. Parliamo, Umberto, di campionato nazionale, Duathlon WISP, dunque un appuntamento importante che vedrà l'arrivo nella nostra regione, in particolare a Colle Corvino, di tanti atleti che arriveranno un po' da tutta Italia. Esattamente, Paolo. Infatti mi sono arrivati già una trentina di email fuori dall'Abruzzo che volevano informazioni di questa manifestazione. Chiaramente abbiamo risposto a tutti di andare sul sito WISP Ciclismo Abruzzo e Molise, dove lì troveranno tutte le notizie per venire a fare questa manifestazione. Ne parlavi qualche istante fa, c'è stata questa ripartenza dopo un anno e mezzo sicuramente difficile per lo sport in tutti i sensi e anche per le attività sportive degli enti di promozione sportiva. Si riparte, ovviamente lo ricordiamo, ma è quasi superfluo farlo, che insomma anche questa manifestazione si svolgerà secondo quelli che sono i dettami, le regole, le prescrizioni, perché siamo ancora ovviamente in emergenza sanitaria e dunque bisognerà garantire il distanziamento e tutto quello che consegue. Esattamente, Paolo. Noi chiaramente dobbiamo sempre stare, come dire, nella maniera più possibile distanziamento tra gli atleti. Infatti noi quando facciamo le manifestazioni facciamo le partenze un pochettino separate categoria per categoria, appunto per non far sì che ci sia assemblamento, anche perché abbiamo anche un controllo sanitario di quando facciamo le manifestazioni. Come sai bene, purtroppo le prefetture ci tengono, come dire, in guardia appunto per far sì che questa venga fatta nella migliore maniera per quanto riguarda il discorso sanitario. Parliamo ancora un attimo di questa manifestazione, poi Umberto allargheremo un po' il discorso a quelli che saranno anche gli altri eventi che ci saranno in questa estate per quanto riguarda il ciclismo e non solo. Tornando a questo campionato nazionale Duathlon WISP, ricordiamo che poi al termine, e lo vediamo anche dalla locandina, ci sarà la cerimonia di premiazione e ci sarà il pacco gara che verrà consegnato agli atleti. Tu prima ringraziavi ovviamente il comune di Colle Corvino per la collaborazione per il patrocinio e dunque il sindaco Antonio Zaffiri. E visto che siamo in tema di ringraziamenti, se vuoi approfittare per ringraziare, diciamo, altri enti e chi ha collaborato alla organizzazione di questa manifestazione. Naturalmente il Comitato Territoriale Pescara Chieti, che è il promotore della manifestazione, ringrazio il Comune di Colle Corvino e la provincia di Colle Corvino che ci ha dato l'opportunità di fare questa manifestazione. Poi chiaramente adesso dobbiamo ringraziare anche gli sponsor che in questo momento non posso dare, come dire, gli sponsor perché non abbiamo ancora, stiamo ancora valutando alcune cosette. Ecco. Allora, ricordiamo dunque l'appuntamento, lo faremo anche al termine di questa trasmissione, l'appuntamento del 31 luglio con il campionato nazionale Duathlon WISP, ma lo dicevamo prima, Umberto, con te che sei il coordinatore regionale del ciclismo Abruzzo e Molise della WISP, vorrei brevemente anche allargare un po' il discorso a quelli che saranno gli eventi, a quelle che saranno le attività in questa estate, ovviamente particolare perché lo dicevamo prima, c'è ancora la pandemia, c'è ancora questa emergenza sanitaria. Se vogliamo, se possiamo anticipare qualcosa di quello che state organizzando, per fine luglio e anche per il mese di agosto e settembre.
Guarda, Paolo, quest'anno purtroppo non è che di attività ne possiamo farne tante, perché anche gli organizzatori, cioè le nostre società sportive, non è che sono molto facili avere le manifestazioni. Ti dico solo questo, che dal marzo 2021 abbiamo fatto un circuito di mountain bike. A Casalbordino Lido, dove c'è stato a febbraio una gara la gara su strada circuito. Abbiamo fatto una medio fondo che si è svolto a Francavilla a Mare, dove abbiamo avuto una grossissima partecipazione di quasi 300 partenti, la famosa Michettiana fatta dalla società sportiva Centro Fai da Te. Noi abbiamo attualmente domenica 18 una manifestazione di mountain bike a Casa Languida. E questa è un'altra come dire, attività di mountain bike che sta andando molto bene. L'unico problema che abbiamo che sono le manifestazioni legate su strada che, come dicevo prima, purtroppo per avere le autorizzazioni, perché il disciplinare della prefettura è molto 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 complicata, le società non si impegnano a fare queste manifestazioni. Poi abbiamo a livello nazionale, abbiamo il campionato italiano su strada che si svolgerà a Imola nel mese di settembre, che stanno ancora però decidendo la data. Noi come mountain bike abbiamo una manifestazione a settembre a Torino di Sangro, che concludiamo il ciclo del mountain bike, che è il circuito dei sentieri d'Abruzzo, che è chiamato, che poi lì faremo una premiazione finale di tutte di queste cinque gare fatto di mountain bike. Niente, poi non abbiamo per il momento altre manifestazioni, comunque ripartiremo, il progetto di ripartire dal mese di dicembre, gennaio, con delle manifestazioni di ciclocross, dove io sono stato, diciamo, uno dei pochi in Abruzzo che cerca di rilanciare il progetto di ciclocross. Che io quello che dico sempre è che il ciclocross, che i ragazzini, i ciclomotori dovrebbero farli perché insegna, impara andare in bicicletta. Questo è il progetto che voglio portare avanti. Poi per il futuro, sperando che questa pandemia ci lasci un po' in pace, riprenderemo sicuramente le attività su strada, ciclocross, mountain bike, cicloturismo soprattutto, perché il cicloturismo è importantissimo, perché voglio far andare in bicicletta anche le famiglie, visto e considerato che l'Abruzzo sta prendendo molto piede il discorso delle vie ciclabili, e comunque questa è un'opportunità in più che dobbiamo sfruttare. Grazie, grazie Umberto per averci anche, diciamo, illustrato quelle che saranno le attività, quelli che saranno gli eventi delle prossime settimane, dei prossimi mesi. E abbiamo anche ascoltato proprio dalla tua viva voce che ovviamente, nonostante le difficoltà che ancora ci sono, state già guardando anche al prossimo anno, al 2022, soprattutto per quanto riguarda, per quel che concerne il ciclocross. Io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, per aver partecipato a questa puntata di WISP Sport per tutti estate. Ricordiamo l'appuntamento del 31 luglio, dunque con il campionato nazionale Duathlon WISP che si terrà a Colle Corvino. Grazie dunque ad Umberto Grazie, grazie Capogruppo, dell'invito. Grazie dell'invito. coordinatore regionale del ciclismo WISP Abruzzo e Molise. È tutto per questo appuntamento con WISP Sport Estate. Grazie per averci seguito. L'augurio di una buona serata.
Audio Jungle.